Italia da gustare. Un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordet. A Parma Cibus, tra i vari stand, incontriamo lo chef Vincenzo Squacciafico. Cosa stai cucinando? Stiamo cucinando un farrotto con la zucca e il pomodoro secco, che lo andiamo a mantecare con dei carciofini sott'olio e del parmigiano. Siamo qua in uno stand dove, insomma, c'è da di che sbizzarrirsi coi prodotti. Siamo con Buono Naturale. Buono Naturale è un brand che propone ai nostri ospiti e ai nostri clienti dei prodotti bio e non, ma il nostro forte sono i prodotti bio, perché sono dei prodotti che sono completamente biologici per tutta la filiera. Noi ci teniamo a seguire dalla coltivazione alla produzione al confezionamento i nostri prodotti. Abbiamo un assortimento che va dai legumi in conserva, il tartufo, i fagioli, i ceci, i borlotti, i piselli. Poi abbiamo la salsa, alcune salse come la maionese vegana fatta di soia, poi abbiamo magari le lenticchie con il pomodoro, oppure il ragù di seitan, che adesso è una moda il seitan, perché l'utenza dei vegani aumenta. E poi quindi c'è la richiesta, il mercato cambia. Parliamo un po' di Vincenzo. Ok, l'azienda, tu sei qua per loro, ma conosciamo lo chef Vincenzo? Faccio il cuoco da tantissimi anni, ho iniziato prestissimo a 14 anni con l'istituto alberghiero di Roccaraso, che saluto in questo momento, e non mi sono fermato mai, nel senso che ho cercato di vivere e imparare sempre questo lavoro. Sono andato all'estero a 21 anni con il primo obiettivo di migliorare l'inglese, perché è lo strumento che ti permette di girare il mondo e di imparare in tutto il mondo. Quindi sono andato in Inghilterra e poi dopo è arrivata una meta molto lunga, che è quella della Russia, dove ho vissuto per circa 16-17 anni. Incredibile. Il tuo domani come lo vedi? Il mio domani lo vedo da una parte preoccupato e da una parte ottimista, nel senso che lo vedo comunque in un domani tutto diverso dal passato, da quello che abbiamo imparato in passato. Se penso che sarà un futuro molto diverso da quanto abbiamo visto negli anni passati, come lavoro, come mercato, come tipo di lavoro. Negli ultimi due anni abbiamo avuto una lezione di vita che va a influire su tutti i lavori. Un saluto a Vincenzo Squarciafico, con voi a domani.